l'anima di questa associazione, ci ha coinvolto a noi tutta una serie di amiche che lavoriamo chi nel giornalismo, chi nella sanità, e ci sta trascinando in questa sua avventura. Siccome spesso per fare le cose ci vuole qualcuno, cioè che ti dia la possibilità e l'opportunità di farlo, noi siamo tutte grate a Carla Maira. Brava. Che voi non conosceranno, comunque una fondazione di ricerca, soprattutto per quanto riguarda i laboratori, che siamo laboratori di ricerca per le malattie per le quali ancora non abbiamo la possibilità di poterle curare, diamo dei finanziamenti a tutti i ragazzi, i giovani ricercatori con delle borse di studio, ma poi soprattutto, quindi sulla luce di questo, facciamo anche molta divulgazione scientifica. Allora, sulle corde di questa situazione abbiamo deciso tutte insieme di andare da quelle donne che magari, siccome io credo che noi siamo il perno di tutta la famiglia e spesso siamo prese da problematiche diverse come possono essere quelle di prendersi cura dei nostri figli, dei mariti, della casa, del lavoro, e spesso la nostra salute viene all'ultimo posto. Allora, che cosa vogliamo fare? Abbiamo un po' la presunzione di andare noi nei quartieri di Roma, dove magari tutte queste donne sono prese da molti problemi che sono ben diversi, vogliamo fare una sorta di informazione sanitaria e portare loro direttamente a casa, quasi, grandi luminari come oggi abbiamo veramente, diciamo, a livello della ginecologia, uno dei più grandi professori a livello nazionale, per il professor Giovanni Scambia, che ringraziamo veramente per la sua affettuosa disponibilità. E poi abbiamo un parterre di giornaliste che ci supportano in tutto questo, tutti i nomi, da Lidia Zaretti e tutte le altre, che devo dire che ci fa onore e ci danno la forza di andare avanti in questa iniziativa, dove in un momento storico come questo, epocale, dove stiamo vivendo, lo vediamo anche oggi stesso dai giornali, problematiche davvero, dove andando nei quartieri, come abbiamo fatto lo scorso mese, siamo andati a Tor Bella Monaca e Laura Pellegrini, la professoressa Laura Pellegrini, che è sempre presente e sempre molto accorta come vicepresidente insieme a Francesca Basilico del Comitato della Donna, ci siamo resi conto di che difficoltà enormi ci sono in questi quartieri dove magari ci sono problematiche a dover arrivare veramente neanche a metà del mese, e quindi abbiamo avuto. Però la sfida è proprio questa, andare da queste donne, e noi ci auguriamo, proponiamo questa sfida che magari da adesso a un anno, qui, quando torneremo con un altro argomento, un'altra cosa, dovremo essere molti, molti di più. Ringrazio Lidia e ovviamente il professor Scambia e lascio tempo a loro. Grazie. Tutta la sua vita, la sua lunga carriera professionale, il suo impegno alla salute della donna. Oggi è professore ordinario di ginecologia e ostetricia presso l'Università Cattolica di Roma e ha aperto un nuovo dipartimento, il Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente di Maggiore. Allora, io tanto per rompere il ghiaccio, per rompere il ghiaccio, vorrei chiederle come ci è arrivato lei a questa professione? Un caso oppure qualcosa che meditava fin da quando era giovane? Che a volte ci si capita. A fare il medico penso che direi la famiglia, nel senso che io vedo una famiglia di bisnonni veramente. Voce? Sì, è perché due bisnonni. Dice che c'è una buona acustica, è vero? Ci sentite? Non c'è cosa. Potete fare così per avvicinare un po'. Qui ci sono delle. Sì, andiamo con i libri. Riempite queste sedie, cioè queste fondo, perché siamo più vicini. Siamo vicini, vicini. Siamo vicini, vicini. Vediamo queste cose che si sentite davanti. Allora, i nomi.
Non di medici. Non di medici. Padre medico, 5-6 zii medici. Te toccavo. E c'eravamo con una clinica quindi, per cui era abbastanza segnata la cosa. E tranne che mia sorella ha deciso di fare la pianista. Quindi ha diraxato. Io ho deciso di fare il professore di lettere, perché mio padre mi fece una tale malattia che a volte capita così, che uno proprio non ci voleva andare proprio. Esatto, e allora io per non perdere tempo ho saltato l'ultimo anno di liceo, così lo faccio gli ultimi due anni uno, vado provo un anno a medicina, così stai contento, poi proprio non il ginecologo perché avevo un cugino che faceva il ginecologo alla mia donna. E quindi poi l'ho pensato. E poi certo, professore, e allora da qui parliamo un po' di anni fa, ecco. 1977, ecco, in quest'arco di tempo com'è cambiata la consapevolezza della donna nei confronti di queste tematiche, anche l'atteggiamento psicologico della donna? È cambiato moltissimo, perché è cambiata totalmente la possibilità di cura, di prevenire e fare e curare di noi. Adesso il professore giustamente all'inizio diceva che l'aspetto psicologico è fondamentale, no? chi ha un tumore o chi potenzialmente si trova curato. Il punto fondamentale è che noi oggi siamo qua per il titolo della nostra conferenza di oggi è parlare di come non farselo venire. E quindi è un problema di prevenzione. E su questo sono stati fatti dei passi enormi. Poi magari verranno fuori, però basta pensare a un esempio così tipico che si fa oggi, no? Nel 78 l'unico modo di prevenire il cancro al collo dell'utero era fare un pap test. Oggi abbiamo un vaccino, quindi è cambiato totalmente sia il modo di fare prevenzione, ma soprattutto, questa è una cosa importante, il target della prevenzione. Che una volta si dicevano le donne dai 30 anni in su che iniziavano i rapporti sessuali, dopo i 20 anni, 25 anni, adesso sono le bambine, quindi il concetto di prevenzione è passato da donna adulta all'adolescente e questo ha cambiato radicalmente secondo me proprio il modo di pensare. E l'atteggiamento della donna è collaborativo? Molto più consapevole. Se voi pensate che anche un paese come l'Italia, mai brillato per la prevenzione, se uno considera, noi abbiamo delle aree, l'Italia è fatta a macchia di leopardo, no? Ci sono dei posti a nord o alcune regioni virtuose del sud dove la prevenzione è veramente fantastica, voi prendete la Basilicata, la regione anni luce avanti sulla prevenzione. E anche in Italia, però, è stato un paese che non ha mai brillato. Oggi noi abbiamo una copertura vaccinale delle bambine che supera il 60%, sta arrivando all'80%, che vuol dire che è un paese dove la gente ha cambiato molto. Poi lasciamo perdere che abbiamo 10.000 altri problemi, però credo che ci sia una consapevolezza che abbiamo fatto accelerare, assolutamente, è cambiato molto. Allora, la prevenzione è l'obiettivo, è più efficace della cura, è l'obiettivo sia appunto per non farlo venire, sia per arrivare a una diagnosi precoce, cioè individuare il tumore all'inizio, in modo che anzi ha una percentuale di guarigione che arriva all'80-90%. Allora, per cui noi oggi dobbiamo fare un excursus della prevenzione nelle varie età della donna. Va bene? Allora, intanto cominciamo dal tumore del collo dell'utero? Il più bello esempio che c'è. La giovane età, cominciamo a Dunque, qui è veramente un esempio interessante del cancro al collo dell'utero, perché voi sapete che diciamo, in Europa oggi ci sono circa 250.000 nuovi tumori del collo dell'utero. Io purtroppo ho un tono basso, 250.000 nuovi casi l'anno. 250.000
50 a 500.000 con da 25.000 a 50.000 morti. Cioè un tumore ancora al cancro di cancro colorato. Cos'è? In crescita rispetto al passato, stabile. No, è stabile se non in diminuzione. Allora, questa è una delle storie, secondo me, per chi fa l'oncologia in assoluto più bella, la storia della prevenzione del cancro al collo dell'utero. Se abbiamo 5 minuti ve la dico perché proprio vi dice come è cambiato tutto in questi anni. Allora, se noi partiamo anni 50, praticamente 40-50 nasce il pap test fondamentalmente, forse un po' prima, poi viene perfezionato. Quindi si grida all'eccezionalità perché si è passati dalla colposcopia, che è guardare il collo dell'utero con un lente di ingrandimento, colorarlo in certi modi, a un test semplicissimo che possono fare anche le ostetriche. Io prendo un pullman, vado nelle campagne, faccio questo striscio, e questo fu un passaggio fenomenale. Per passare per arrivare dalla colposcopia al pap test ci abbiamo messo un centinaio di anni fondamentalmente. Poi succede a un certo punto che studiando il cancro al collo dell'utero si inizia a pensare che, siccome era associato alla precocità dei rapporti sessuali, alla promiscuità eccetera, forse c'era qualcosa di trasmissibile che poteva essere il responsabile di questo cancro. E questo, quando io mi sono laureato, che era l'83, il professor Mancuso invitò a Roma una famosissima ricercatrice americana, la quale disse: siamo ancora in dubbio se si tratta del papilloma virus o dell'herpes virus, però probabilmente siamo vicini a scoprire che c'è un agente causale del cancro al collo dell'utero, che è un virus. Questo è l'83. Siamo all'83. Se voi pensate, 83 al 2000, abbiamo capito che il cancro del collo dell'utero è sempre legato a un'infezione virale. Abbiamo fatto un test per diagnosticarlo, abbiamo fatto un vaccino e oggi lo stiamo praticando su larga scala. Tutto questo in 20 anni. Quindi 20-25, quindi io penso che sia una delle storie di medicina moderna più belle in assoluto, perché avevamo un cancro letale, avevamo un cancro che veniva scoperto a volte tardi, che colpì.